inizia a essere bello caldo e andiamo a preparare un dolce per la colazione. Faremo la torta al cocco. Molto semplicemente ci servirà un robottino, perché metteremo tutti gli ingredienti nel robot da cucina, gira da solo e prepareremo in frettissima questa torta a cocco, che mi è stata anche richiesta da una persona un po' di tempo fa, anche se ci ho messo un po' di tempo, però alla fine ve la faccio, vi assicuro che è ottima da mangiare in qualunque momento e comunque per la colazione o per merenda a scuola, insomma è buona sempre la torta a cocco, fresca. Un saluto voglio farlo a Federico, il mio amico Federico, glielo dico sempre e mi scordo sempre di salutarlo, no? Ciao Federico, ciao Martina, ci vediamo domani a scuola. Allora adesso vado ad elencarvi gli ingredienti che ci serviranno per fare questa torta al cocco. Come sempre andiamo ad usare il bicchiere di carta come unità di misura, quindi per prima cosa vi dico che ci serviranno un 3/4 di bicchiere di carta di olio di semi, poi ci serviranno 3 uova intere, un bicchiere e mezzo di farina di cocco, 2 bicchieri e mezzo di farina setacciata ed un cucchiaio molto abbondante di farina di maizena, quindi di amido di mais. Poi ci servirà una bustina di lievito per dolci, un bicchiere e mezzo di zucchero semolato, un pochino di aroma che può essere la buccia grattugiata di un limone biologico e poi ci servirà tanta acqua quanto basta per rendere il composto della morbidezza giusta, quindi la morbidezza del ciambellone. Andremo a mettere, sono circa un bicchiere e mezzo di acqua, comunque poi dipende anche da quanto è secca la farina, insomma da tanti fattori dipende. Quindi andiamo a mettere tutti gli ingredienti nel robot. Iniziamo a mettere l'olio, ok, mettiamo le uova, poi andiamo a mettere lo zucchero e facciamo partire il robot per pochi secondi. Abbiamo quindi aggiunto alle uova montate con lo zucchero e l'olio, ci abbiamo aggiunto la farina di cocco e l'amido di mais. Poi andiamo ad aggiungere la bustina di lievito e in ultimo andiamo ad aggiungere la farina, dove avremo anche grattugiato e un pochino di buccia di limone per aromatizzare, ma se preferite potete tranquillamente mettere qualche seme di vaniglia, della bacca di vaniglia o addirittura una bustina di vanillina. A questo punto andiamo a far lavorare il robot aggiungendo un pochino di acqua. Io ho aggiunto un bicchiere di acqua, la consistenza deve essere questa, perché nel frattempo che noi andremo a rivestire la tortiera con la carta forno, il cocco disidratato assorbirà un pochino dell'acqua, quindi tenderà ad indurire leggermente. Quindi ho rivestito la teglia con della carta forno, vado a rimescolare leggermente il composto e vado a rovesciarlo nella teglia. Okay. Per chi volesse rendere ancora più golosa questa torta, potete sbriciolare dentro un pochino di cioccolata, magari quella delle uova di Pasqua. Quindi vado a sbriciolare un pochino di cioccolata, magari quella che c'è avanzata dalle uova di Pasqua, sopra la torta, sopra, perché tanto questa nel momento in cui andrà in forno crescerà e la cioccolata andrà dentro alla torta. Nel frattempo avremo acceso il forno a 175 gradi statico e andremo ad infornare questo dolce appunto per 40 minuti circa. Teniamo sempre sotto controllo la cottura, come vi dico sempre, perché ogni forno è a sé. Ok, andiamo ad infornare appunto a 175 gradi per circa 40 minuti. Quindi una volta sfornata la lasciamo stiepidire qualche minuto e poi andiamo a girarla e a metterla sul piatto di portata. Andiamo a girare e andiamo a cospargere di cioccolato. Se volete potete mettere anche la Nutella, se no potete semplicemente sciogliere un pochino di cioccolato, anche quello dell'uovo di Pasqua, con una noce di burro, proprio un pezzettino di burro piccolissimo, e potete cospargere questa torta così. Poi potete spolverare con un pochino di cocco se vi è avanzato, io l'ho usato tutto, però
Spero che la vostra colazione con la mia torta al cocco sia gradevole e di buon augurio per una bella giornata. Quindi vi ricordo come sempre di mettermi, di lasciarmi i commenti sotto al video e in alto a destra del video metteremo il link per una torta che magari sta bene insieme a questa, la ricetta di questa della torta che potrebbe star bene con questa. Un saluto a tutti quanti, a presto alla prossima ricetta!